L'inflazione torna a crescere ad aprile, mezzo punto in più, ora è all'8,3% annuo. Il manifatturiero si contrae, bene il commercio extra UE, rallentano a marzo i prezzi della produzione industriale. Varato il decreto lavoro, la ministra Calderone verso un taglio del cuneo fiscale strutturale, previsti incentivi alle assunzioni. Dal 2024 l'assegno di inclusione sostituisce il reddito di cittadinanza. Un quarto dei posti di lavoro nel mondo cambierà entro 5 anni, 69 milioni di nuove posizioni nei settori dell'intelligenza artificiale, della cyber security e dei big data. Etti Sicurezza, leader nella produzione di sigilli, aderisce ad Alis Guido Grimaldi verso un sistema logistico sempre più sicuro e sostenibile. Stasera nuova puntata di Alis Channel Talk, focus su formazione, sicurezza e tecnologie innovative a servizio dell'economia del mare. Buonasera. Il governo è impegnato per rendere strutturale il taglio del cuneo fiscale. Ad annunciarlo oggi la ministra Marina Calderone, in riferimento alle misure contenute nel decreto lavoro approvato ieri in Consiglio dei Ministri. Il provvedimento prevede l'aumento del taglio del cuneo fiscale di altri 4 punti fino a fine 2023, raggiungendo i 6 punti per i redditi fino a 35.000 euro e i 7 punti fino ai 25.000. Tra le novità inserite nel decreto anche l'assegno di inclusione, che a partire dal 2024 sostituirà il reddito di cittadinanza, più fringe benefit non tassati per i lavoratori con figli, incentivi per le assunzioni e meno vincoli sulle causali per il rinnovo oltre l'anno dei contratti a termine. Vediamo i dettagli nel prossimo servizio. Un ulteriore taglio del cuneo che si tradurrà in 100 euro in più in busta paga, l'innalzamento del tetto di esenzione per i fringe benefit, il superamento del reddito di cittadinanza con l'arrivo dell'assegno di inclusione. È con queste misure che il governo Meloni dà risposte ai lavoratori con un decreto approvato nella data simbolica del 1 maggio. L'intervento più importante è il taglio delle tasse sul lavoro, la misura più corposa che assorbe circa 4 miliardi, in parte coperti col tesoretto in deficit ricavato dal DEF, è invece il nuovo taglio del cuneo fiscale, 4 punti aggiuntivi da luglio a dicembre, che portano a complessivi 6 punti il taglio per i redditi fino a 35.000 euro e a 7 quello per i redditi più bassi fino a 25.000. A questo si aggiunge l'innalzamento fino a 3.000 euro della soglia di esenzione dei fringe benefit per i dipendenti con figli minori e della scomparsa del reddito di cittadinanza per far posto dal 1 gennaio 2024 all'assegno di inclusione. Previsto inoltre il rifinanziamento del fondo per la riduzione della pressione fiscale, un'estensione ai genitori vedovi della maggiorazione dell'assegno unico e, tra le altre cose, anche incentivi per chi assume i beneficiari dell'assegno di inclusione e l'innalzamento della soglia delle prestazioni di lavoro occasionale. Il governo interverrà poi anche sui contratti a termine, con meno vincoli sulle causali. Al decreto, il Consiglio dei Ministri affianca anche un disegno di legge con altre norme che vanno dai fondi per l'assunzione dei disabili ai meccanismi di applicazione della cassa integrazione in caso si lavori solo per alcuni giorni. Viene potenziata infine anche l'attività di controllo in campo contributivo dell'INPS, accompagnandola però da un dimezzamento delle sanzioni per chi pagherà subito, entro 40 giorni dall'accertamento. E il mondo del lavoro sta assumendo centralità anche nel processo di trasformazione digitale e sostenibile che si sta affrontando. Secondo il rapporto 2023 sul futuro dell'occupazione pubblicato dal World Economic Forum, entro 5 anni avremo 69 milioni di nuove posizioni nei settori dell'intelligenza artificiale, della cyber security e dei big data. Una fotografia che rimanda a un boom nei settori della sostenibilità e della tecnologia e che richiede lavoratori sempre più specializzati. Tra le posizioni più richieste, secondo il report, gli analisti dei big data, per i quali si stima un aumento del 30% entro il 2027, e gli specialisti dell'e-commerce, con circa 2 milioni di nuovi ruoli incentrati sulla strategia digitale. Dati che si traducono in nuovi posti di lavoro. Oltre il 75% delle aziende intervistate infatti è propensa ad affidarsi agli specialisti digitali e a investire nella sostenibilità e nella protezione ambientale. Questo processo di rinnovamento investe certamente anche il settore dei trasporti e della logistica, che sta subendo da tempo gli effetti negativi del forte e crescente mismatch
tra domanda e offerta di lavoro, che interessa anche professioni chiave. In merito ascoltiamo le riflessioni di diversi operatori del settore, partendo dal presidente della Rete Nazionale ITS per la Mobilità Sostenibile, Silvio Busico, e continuando con il Managing Director di Indeed Italia, Ilaria Caccamo, e con il VP Public Affairs e CSR di Adecco Italia, Claudio Soldà. Stiamo lavorando tantissimo in termini di progettazione per adeguare il nuovo capitale umano a quello che il mercato ci chiede. Bisogna farsi trovare pronti con tutte quelle competenze trasversali, con le soft skill, bisogna farsi trovare pronti dal punto di vista tecnologico, quindi lavorare, acquisire competenze in questo ambito e anche trovarsi pronti a cambiare settori, a passare da un settore all'altro, da un ruolo all'altro. La flessibilità probabilmente è una delle chiavi più importanti in questo settore, in questo momento. Ci sono fermate già nuove professioni rispetto alle competenze che le persone avevano prima, quindi c'è stato quello che chiamiamo un upskilling o un reskilling, cioè una riqualificazione dell'attività. Dopodiché quello che è successo, così come sta succedendo in molti settori per l'evoluzione tecnologica, si sono create realtà professionali nuove, ibride rispetto al passato, o in realtà nasce dalla scissione di due professioni, penso solo al magazziniere e a quello che gestisce invece con l'internet delle cose le attività all'interno del magazzino. Quindi quello che diventa complicato è, primo, trovare le persone, che è una scarsità di candidati generale; secondo, lavorare sulle persone facendo in modo che acquisiscono le competenze, quindi la formazione specifica sui singoli, e poi l'attività di mappatura delle nuove professioni che nascono all'interno dell'azienda. Le nuove tecnologie permettono a tante più donne di approcciarsi a ruoli e ambiti che prima erano considerati per lo più maschili, e questo permette quindi di acquisire competenze ed expertise che aiutano le donne a lavorare anche di più, a essere più attratte e più interessate da questo settore. Quindi le cose stanno cambiando, i datori di lavoro sempre di più stanno guardando a questo bacino di utenza femminile perché c'è scarsità di talenti, e quindi è un'evoluzione che abbiamo visto è iniziata, che continuerà e che nei prossimi anni ci porterà sicuramente delle soddisfazioni. Intanto, nell'immediato, sono circa 100.000 i lavoratori stagionali che mancano all'appello, un numero che preoccupa il settore del commercio e del turismo e che rischia di far trovare l'Italia impreparata al grande numero di turisti previsto per la stagione estiva. Continua l'emergenza lavoro nel commercio e nel turismo. Il 36% delle imprese segnala di aver avuto quest'anno difficoltà a reperire personale. Difficoltà che rischiano di causare un buco nella stagione estiva ormai alle porte, per la quale saranno necessari fino a 100.000 lavoratori in più. In coincidenza con un primo maggio inedito, con i sindacati come da tradizione in piazza e il governo riunito per varare un decreto sul lavoro, un problema di carenza di personale sempre più stringente. Bisogna garantire maggiore flessibilità contrattuale e rafforzare le politiche attive per la formazione. Sono poi da reintrodurre i voucher e, in una forma semplificata rispetto al passato, il job sharing, eliminando inoltre il tetto di ore minime che molti CCNL ancora impongono per il part-time. Sul fronte degli stagionali del turismo servirebbe un decreto ad hoc, con misure come il credito d'imposta alle imprese per sostenere vitto e alloggio e favorire così la mobilità interregionale. E serve rafforzare le politiche attive di formazione, quasi un'impresa su due non trova candidati con preparazione adeguata. L'inflazione torna a crescere. Ad aprile l'indice nazionale dei prezzi al consumo è aumentato di mezzo punto su base congiunturale, toccando l'8,3% annuo dal 7,6% del mese precedente. L'Istat ha evidenziato che mentre l'inflazione core risulta stabile, l'accelerazione registrata ad aprile è dovuta principalmente all'aumento tendenziale dei prezzi dei beni energetici non regolamentati. Rallentano invece i prezzi del cosiddetto carrello della spesa, che scendono di mezzo punto al 12,1%.
E frenano intanto a marzo anche i prezzi alla produzione industriale che proseguono la discesa su base mensile, pari infatti all'1,5% il calo rispetto a febbraio grazie agli ulteriori ribassi sul mercato interno dei prodotti energetici. Ribassi che influiscono anche sulla decisa decelerazione dei prezzi su base annuale che rallentano al 3,8% dal più 9,6% del mese precedente, tornando così sui livelli di 2 anni fa. Tuttavia, il comparto industriale italiano deve fare i conti con la frenata dell'indice PMI manifatturiero che dopo un incoraggiante primo trimestre ad aprile è crollato di oltre 4 punti a 46,8, tornando in fase di contrazione. Un risultato che riflette l'inversione di marcia dei nuovi ordini, mentre tuttavia si riducono i tempi medi di consegna e restano positive le prospettive per il futuro, con la crescita del livello occupazionale che resta sostenuta. Arrivano invece dati positivi dal commercio estero verso i paesi extraeuropei. A marzo il saldo tra import ed export ha registrato un surplus di quasi 8 miliardi e mezzo. Si tratta del dato più elevato degli ultimi 30 anni, sostenuto in particolare dal forte avanzo nell'interscambio di prodotti non energetici. Si riduce intanto anche il deficit energetico, diminuito di oltre 3 miliardi rispetto allo stesso mese del 2022. A marzo l'Istat ha rilevato un calo congiunturale di circa il 13% per le importazioni e del 4,6% per le esportazioni, ma se si analizzano i dati tendenziali emerge che mentre l'import perde il 28%, l'export cresce di oltre 6 punti e mezzo. Un nuovo importante record storico per il Made in Italy, ha commentato il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso. Questi dati sono un'ulteriore significativa conferma della straordinaria vitalità del sistema delle imprese del nostro paese. Siamo sulla strada giusta, ha aggiunto il ministro, il sistema Italia appare sempre più come un modello di successo nella nuova economia globale. E veniamo al settore finanziario. Mentre l'inflazione in Italia e in Europa torna a salire, si è sviluppata all'insegna della cautela oggi la seduta delle borse europee in attesa delle prossime decisioni di politica monetaria di Fed e BCE che saranno rese note in settimana. E proprio gli extra profitti di banche e compagnie assicurative generati dall'aumento dei tassi di interesse sarebbero nel mirino del governo, che starebbe valutando l'opzione di tassarli per finanziare nuove misure a sostegno di famiglie e imprese. Una tassa sugli extra profitti di banche e compagnie assicurative che hanno beneficiato dell'aumento dei tassi di interesse. Una sorta di contributo di solidarietà che potrebbe servire anche a finanziare una parte delle misure a sostegno delle famiglie italiane. Non c'è ancora nulla di concreto, ma il Tesoro, secondo alcune indiscrezioni, starebbe valutando la percorribilità. Proprio il titolare del Dicastero di Via 20 Settembre, Giancarlo Giorgetti, nel corso di un question time nell'aula di Montecitorio giovedì scorso, aveva sottolineato il boom nei conti delle banche legato agli effetti della stretta di politica monetaria effettuata dalla Banca Centrale Europea. Negli ultimi mesi, aveva affermato il ministro, le banche hanno fatto registrare significativi miglioramenti sul fronte della redditività grazie al miglioramento del margine di interesse. Questo, aveva spiegato, per effetto di un rapido adeguamento alle decisioni della BCE. Il ministro aveva però puntato il dito sul fatto che il miglioramento del margine di interesse sui crediti erogati non sta trovando un altrettanto solerte adeguamento degli interessi riconosciuti alla clientela sulla raccolta. Una dinamica questa, aveva concluso, che il governo non può trascurare e non trascurerà. Nuova adesione per il cluster Alis. Si tratta di Etti Sicurezza, società toscana leader nella produzione e nella personalizzazione di sigilli di sicurezza.
Con l'ingresso di Etti Sicurezza, ha dichiarato il presidente di Alis Guido Grimaldi, prosegue il nostro percorso verso un sistema logistico sempre più sicuro e sostenibile. I sigilli di sicurezza, aggiunto Guido Grimaldi, contribuiscono a garantire un trasporto delle merci sicuro, efficiente e orientato sempre più a processi di massima sostenibilità anche attraverso l'utilizzo della tecnologia RFID. Digitalizzazione, formazione e sicurezza sul lavoro saranno gli argomenti al centro del confronto nella nuova puntata di Alice Channel Talk in rete questa sera alle 21 sui nostri canali social e sull'applicazione della nostra associazione. Ospiti di Antonio Errigo saranno il presidente dell'Osservatorio Nazionale per la Tutela del Mare Roberto Minerdo, il fondatore e CEO di Binocol Mario Puccioni e il cofondatore e CEO di Arpa Ceas Luca Ferrari, il presidente Transmare Fabrizio Conni, di cui ascoltiamo adesso un breve estratto. Il problema è culturale, cioè l'Italia come approccio culturale alla sicurezza diciamo che viene un po' meno. Il sistema tecnologico praticamente aiuterebbe ad annientare, non dico del tutto, però in buona parte diciamo gli errori dati, gli errori umani. Spostiamoci in Ucraina. L'offensiva di Mosca nel Donbass è fallita. Ad affermarlo è il portavoce del Consiglio di sicurezza statunitense John Kirby, secondo cui inoltre sarebbero 100.000 i soldati russi morti o feriti nel conflitto dall'inizio dell'anno. Negli Stati Uniti, intanto, il presidente americano Joe Biden, in occasione dell'annuale cena dei corrispondenti della Casa Bianca, non ha risparmiato battute sulla sua età in vista della sua ricandidatura alle prossime presidenziali. Dite che sono vecchio? Io direi stagionato. Dite che sono anziano? Io direi saggio. Joe Biden ha difeso i suoi 80 anni con una raffica di battute all'annuale cena dei corrispondenti della Casa Bianca all'Hotel Hilton, dove la sua decisione di ricandidarsi nonostante l'età avanzata è stato il tema dominante di una delle serate più glamour e divertenti nella vita politica della capitale. Nel suo mirino anche Donald Trump, Ron DeSantis, Murdoch, Fox News ed Elon Musk. Ma all'evento che celebra il primo emendamento sulla libertà di espressione e di stampa, il presidente ha ribadito anche il suo impegno per la liberazione di tutti gli americani ingiustamente detenuti. Dal reporter del Wall Street Journal, Ivan Gershkovich, all'ex marine Paul Whelan, entrambi prigionieri in Russia, e a Austin Tice, il giornalista scomparso nel 2012 in Siria mentre lavorava per il Washington Post e la CBS. Il giornalismo non è un crimine, sto lavorando come un dannato per il loro rilascio, ha assicurato, elogiando pubblicamente il coraggio assoluto di Gershkovich dopo aver incontrato privatamente i familiari accolti in sala insieme alla madre di Tice da una standing ovation. Biden ha reso omaggio anche alla famosa cestista Brittany Griner, presente con la moglie, rilasciata dopo 10 mesi di detenzione in Russia. Veniamo ora ad una serie di notizie dal mondo dei trasporti e della logistica. È sbarcato nei giorni scorsi al Valencia Terminal Europa del gruppo Grimaldi il primo trattore portuale alimentato ad idrogeno destinato alla movimentazione di container e rimorchi in banchina. Sviluppato presso il centro di ricerca italiano Atena in collaborazione con Logiport SPA, società del gruppo armatoriale partenopeo, il trattore a idrogeno verde, che ha già completato con successo i primi test funzionali, rientra nel progetto europeo H2Ports ed è il primo di due prototipi che saranno testati proprio nel porto di Valencia nei prossimi 2 anni. L'impiego di questi nuovi macchinari, aveva recentemente spiegato il gruppo Grimaldi in una nota, consentirà la movimentazione di carichi rotabili a zero emissioni, migliori e più salutari condizioni di lavoro, la riduzione dei consumi di energia e l'azzeramento delle emissioni acustiche.
Tempo di bilanci per la DSP del Mar Tirreno Meridionale e Ionio, che ha approvato il bilancio consuntivo per il 2022 con un fondo cassa di quasi 170 milioni di euro. Tra i fattori che hanno contribuito ai numeri positivi, il rispetto dei limiti di spesa, l'abbattimento delle tasse d'ancoraggio e la valorizzazione infrastrutturale degli scali portuali. Soddisfatto il presidente dell'Authority Andrea Agostinelli, che ha dichiarato: gli importanti risultati raggiunti sono il frutto dell'impegno di tutti i lavoratori portuali. Passiamo ora ai trasporti su strada. Crescono in Europa le immatricolazioni di veicoli industriali superiori alle 3,5 tonnellate, che nel primo trimestre del 2023 hanno registrato un aumento tendenziale del 19,4%. Tra i paesi che hanno registrato l'incremento maggiore ci sono Germania, Francia e Polonia, mentre la crescita italiana si è attestata appena sotto il 10%. Analizzando le vendite in base alle motorizzazioni, con una quota del 96%, sono ancora i veicoli diesel a rappresentare la prima scelta per gli acquirenti europei, mentre il mercato dell'elettrico rappresenta attualmente l'1,1% delle nuove immatricolazioni. Prende il via oggi il nuovo servizio ferroviario di UPAC, socio Alis, destinato al trasporto merci tra Varsavia e Rotterdam. Al collegamento diretto che unisce il porto olandese con il Regno Unito, l'Irlanda e il Portogallo va quindi ad aggiungersi la capitale polacca, raggiungibile con un treno navetta e una frequenza di due viaggi settimanali andata e ritorno. In conclusione del nostro TG veniamo al meteo. Il mese di maggio si è aperto all'insegna del maltempo a causa di un vortice ciclonico che sta investendo gran parte della penisola e che ha portato la Protezione Civile a diramare per la giornata di oggi l'allerta arancione in Emilia-Romagna e l'allerta gialla per altre 9 regioni del centro-sud. Il vortice di aria fredda sosterrà sulle nostre regioni fino a giovedì, quando l'alta pressione arriverà sui nostri rilievi, portando un aumento delle temperature e tempo soleggiato, soprattutto nelle regioni settentrionali. Era questa l'ultima notizia della giornata. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo, come di consueto, appuntamento a domani alle 15 con il TG Flash e alle 19 con il TG News. Buon proseguimento di serata.